innanzitutto vi do il benvenuto a nome della società, a tutte le persone presenti. Siamo qui questa sera a presentare la stagione 2020-2021 di Il Pirata. E sono veramente molto contento che anche quest'anno ci siamo ritrovati io, Michele e Tony ad organizzare questa stagione, perché come tutti ben sapete per le vicende del Covid non eravamo molto sicuri di iniziare questa stagione, perché abbiamo avuto più di qualche punto interrogativo, ci siamo più di qualche volta incontrati per sapere se potevamo iniziare questa stagione, però poi l'amore per questo sport e anche per questi ragazzi sottolineo ci ha portato a rimboccarci la maniche e cercare di organizzare l'ennesima stagione e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi anche quest'anno. Per quanto riguarda la stagione scorsa, la sappiamo come andrà a finire, ma noi cerchiamo ogni anno sempre di eliminare gli errori e guardare avanti. E anche quest'anno abbiamo cercato di portare qualcosa per migliorare, e intanto nello staff societario, tipo il direttore generale Maurizio Bianchi, che penso non abbia bisogno di presentazioni per il suo curriculum e le sue categorie, e Antonio Serri come segretario dirigente sportivo. Devo dire la verità, ci stanno dando veramente una grossissima mano in tutti i sensi, soprattutto sotto l'aspetto organizzativo dirigenziale. E per quanto mi riguarda, io cerco ogni anno di dare una mano insieme a Antonio Michele. Abbiamo rinforzato la squadra con degli ottimi acquisti, abbiamo cercato di far rimanere tutti e questa è la cosa più importante. Poi ci tengo in particolar modo a dire che questa squadra non è soltanto una squadra di calcio a 5, ma è una famiglia, quindi sono molto contento che anche nelle interviste dei ragazzi la parola famiglia sia stata un termine usato un po' da tutti senza che noi l'abbiamo mai imposto. Ecco, questa è una cosa che personalmente mi riempie veramente di grandissimo orgoglio, perché noi da quando siamo nati abbiamo sempre pensato di creare oltre un gruppo e una squadra ma una famiglia. Ecco, questo è quello che mi fa veramente tanto la piacere. Poi, per quanto riguarda ecco, il tecnico, vorrei innanzitutto passare la parola al nostro presidente Michele Schiappa, che anche quest'anno insieme a Tony e a me stiamo portando avanti questa gestione. Grazie. Buonasera a tutti e ringrazio anch'io tutti i presenti. E vabbè, già il solito del Santo Parisi. Io vado ad illustrare un po' il roster dello scambio, a partire dai portieri. Giunta Alessandro, che ho confermato anche quest'anno, e vado avanti presentando l'altro portiere Alessandro Rizzi, in prestito della Serie C, Marco Russo, riconfermato anche quest'anno, poi ci abbiamo il grande componente Salvatore Simone Campolina, io consigliamo che per i motivi che ci abbiamo detto non lo andare via, ma comunque il prossimo del campionato sulla Cina della Roma, Tese Emanuele, acquisto di quest'anno, Di Martino Mandeo, che ha preso in carica anche da, è anche il mister della prima squadra, Fantin Riccardo, Parisella Marco, Marrone Leandro, che mi ha confermato, Pasquale D'Arterio, Saccoccio Simone, Componeta Salvatore, Ricci Giulio, che anche lui è assente per motivi di lavoro, Palma
a Giovanni e devo fermarci. Poi abbiamo gli altri. Palma a Giovanni. D'Ambrosio Gianmarco. Cera Daniele. Lorenzo Leonardi. Bianco Vittorio. Di Martino Simone. Ci tengo a ringraziare per alcuni di questi ragazzi che sono stati fatti dei prestiti, ringrazio il signor Cigarese per alcuni prestiti che sono stati fatti. Poi vado a presentare l'ingresso dello staff tecnico, abbiamo il preparatore Nino Pannozzo. Anche perché c'era poco da intervenire.
ritengo che sia una rosa che possa ambire a stare in alto in questo campionato. Chiaramente poi dobbiamo vedere quello che sarà il campo quello che poi ci dirà se siamo da primi posti oppure dobbiamo poi vedere qualcosa. Ho seguito gli allenamenti perché come mia abitudine mi piace vivere il campo, quindi quando entro in una società ci tengo sempre a vivere a 365 gradi, quindi non faccio la parte del dirigente o direttore, che poi sono nomi così che poi contano ben poco, ma mi piace vivere la squadra, quindi stare con i ragazzi, stare con la società, condividere e facendo, quindi partecipando a questi allenamenti ho visto un gruppo, e così deve essere chiamato, un gruppo che si allena bene e ci tiene quindi a fare bella figura. Lo abbiamo visto anche dalle prime amichevoli che abbiamo fatto, dove abbiamo ben figurato. Sappiamo bene che le amichevoli dicono poco, no? Perché non è che da lì possiamo dire che se siamo una squadra da primi posti o meno, però danno fiducia, quindi danno fiducia e ci fanno ben sperare per il futuro. Quindi il mio augurio è quello di fare un bellissimo campionato. Sono sicuro che tutti voi darete il massimo, quindi iniziando da noi, insomma, che siamo la parte dirigenziale, dallo staff tecnico, da voi giocatori, da tutti quelli che ci seguiranno. Quindi faccio un in bocca al lupo a tutti voi ragazzi. E augurandoci che tra qualche mese saremo felici di festeggiare qualcosa di bello. Prima di chiudere faccio un ringraziamento particolare al presidente del Città dei Fondi che è stato gentile a venire alla nostra presentazione, che serve Cigalete. Siamo in questo sport, quindi lo sport è sport, quindi dobbiamo tutti andare per una direzione, la direzione è quella di una crescita e questa crescita la dobbiamo fare tutti quanti insieme. Altra cosa che volevo aggiungere con l'Under 21 che andremo, il primo campionato insomma della società, andrà a partecipare, ho chiesto l'inserimento nello staff dirigenziale di una persona che è Luigi, vorrei che si presentasse con noi, ho voluto che stesse nella presentazione. Come la maggior parte di voi sa dove mi sposto, dove cerco, cioè dove vado, porto un mio grande amico che è Antonio Sensi e con lui diciamo abbiamo diviso momenti belli e brutti, ma la vita insomma come lo sport ci riserva anche questo e l'ho voluto fortemente con me e lui accettato chiaramente per l'amore per questo sport e per l'amicizia che ci lega. Intanto un ringraziamento a tutti e lascio la parola a lui per dire qualcosa. Grazie. Volevo legarmi a una parola che ha detto
Ringrazio Maurizio per il contributo di questa esperienza, soprattutto quelli che mi vediamo dalla Triade, che mi hanno voluto loro, passiamo veramente dei momenti insieme e sono tutti che faremo. Un ringraziamento particolare anche a lei e a Regina per il prestito di Alessandro Rizzo e poi un ringraziamento sentito al nostro mister Massimiliano Di Rolo che per motivi di lavoro, come tutti sapete, è dovuto partire in Spagna e diciamo che lui è rimasto molto male, io ho visto una quarantina che è partito ed era veramente triste perché sa che ha lasciato oltre dei compagni un gruppo di amici e una famiglia. Io l'ho sentito anche stamattina, lui, vabbè, penso tutti quanti l'avete sentito e ecco, ci tengo particolarmente a ringraziarlo perché un ragazzo speciale, un amico che ci tiene veramente tanto a questa società, a questa squadra. E vabbè, abbiamo già anche detto che il timone è passato al vice Matteo Di Martino, che oltre a fare giocatore fa l'allenatore, e poi darà una mano anche Emanuele Teseo che abbiamo potuto già vedere nelle amichevoli, c'è uno spirito molto battagliero che a me personalmente piace tanto. Siamo tutti voi che avete partecipato e chiaramente ringraziamo i partner commerciali in questo sport come in tutte le altre cose abbiamo bisogno di persone come loro in incentivare e invitare tutti quanti i ragazzi a fare sport, quindi grazie anche al loro contributo noi riusciamo a portare avanti questo sport come altre persone lo fanno negli altri sport. Comunque non ci deludiamo. Grazie a tutti e un ringraziamento anche a Dice Antonio che ci sono sempre vicini e di nuovo